tutti nelle corse più bastarde di questo secolo. Abbiamo in terza posizione a 2 secondi di distacco il signor Guido Forte Inceppino. Subito dopo, in seconda posizione, il mitico Femore Rotto con un distacco di 0,5 secondo dal primo classificato. La gara è intensa e Guido Forte non molla, signori. Vuole vincere, fratelli. Vuole vincere! Cervello spappolato non intende mollare. Il primo classificato, signori, il primo classificato è Cervello spappolato. Sta cercando in tutti i modi di vincolarsi. Sta cercando di... Ma un attimo. Guido Forte è già secondo, signori. Guido Forte è già secondo. È secondo. A 0,5 secondo dal primo. Dio, è preoccupatissimo. È 1 millimetro dalla sua ruota. È 1 millimetro dalla sua ruota. Guido Forte sta veramente dimostrando di avere fegato, ragazzi. Sta veramente dimostrando di avere fegato e sta cercando il rettilineo per il sorpasso, signori. Sta cercando il rettilineo per il sorpasso. Vedo che ce la farà. Ce la può fare. Signori, siamo nel rettilineo. E sto per sorpassarlo. Ce la fa. Ce l'ha fatta. Ha vinto. Guido Forte ha vinto. È primo. Primo che classificato Guido Forte Inceppino, ma non era una novità. Un marziano. Buonasera signore, io sono Guido Forte, faccio parte delle corse della pista di Inceppino, mia moglie. Sono qui per... adesso corso da mezz'etaggio che c'è un chiatolico. Si sega, che non se non mi viene qua. Non so niente da piangere io. Si sega. Non so niente da piangere. Deve tenere sto lavoro qua in testa lei. E per forza, corro! No, ma adesso qua in casa non si può correre, non può correre qua. Perché? E io sono alle gare, eh? Sì, ma lei è alle gare, ma adesso è qua in casa a sedere. Non può fare le gare qua in casa lei. No, non faccio le gare qua in casa io. Lo tengo. No, ma non è... È un problema tenerlo o non tenerlo, questo è diverso. Cioè, nel senso che... Faccio parte, cazzo ne so io, cioè non... le gare clandestine, le mie corse sono clandestine. Sono clandestine le mie. Non le può fare. No, le posso fare, cioè no, non si possono fare, non si possono fare regolarmente, ma però sotto sotto si possono fare. Sotto sotto si possono fare, non fraintenda per cortesia, cioè, sono corse clandestine e... Però non lo dite in giro, anzi, si chiamano corse di Maria Inceppino, perché comunque è nella zona inceppina, no? Che si è inceppinata. No, mi si è inceppata una volta la macchina, però la volta che mi si è inceppata ho perso. Ecco, ho sorpassato il viale, sono andato a finire oltre il fosso, sono volato via io, la macchina è rimasta lì. Ma lei è volato, dove è andato? E là, lontano. Lontano, tanto lontano, sì. Tanto? Sì, mi sono trovato attaccato alla rete, avevo le gambe a penzoloni e... Perché ride, scusi? Perché mi fa ridere? No, a parte il fatto che lei ride è perché io mi sono sfracellato, però comunque sono ancora sano, eh? Ogni tanto mi viene una svirgolina negli occhi, però... Scusi, posso toglierlo il casco? Perché mi sa un po' pesantino, sì. Ecco. Sì, cioè, sì. Fa caldo, ecco qua, Ecco, grazie. Molto gentile, ecco, posso, me lo metta pure là. Buonasera a tutti, io sono Guido Forte, che piano non mi diverto. E mi raccomando, guida piano. Per non far rumore, ti risvegli di sera, ti risvegli col... Me la ricordo la canzone, me la ricordo mica. Ma lei per caso... una volta quando correva, no, una volta a correre anche adesso, ha avuto un incidente, ha battuto la testa, ha fatto qualcosa. Si vede da qualcosa? Sì. Che cosa nello specifico?
Allora c'è lo sguardo. Ma quello è lo sguardo intelligente, non è che io ce l'ho sbattuto e allora l'occhio è andato fino dall'altra parte per accompagnare quell'altro. Non è quello. Dove va? Qui. Dov'è? Sono qui, mi vede? Sono qui. Ogni tanto c'ho qualche blackout, mi va via la. Sì, allora. Tac, vabbè, la. Grazie. Così ritorna. Si prende, prende la sedia, si segga. Ah, mi devo anche sedere, mo. Faccia come se fosse a casa sua, Cosa vuoi fare? Svirgolo anch'io. Parlare di tante cose, insomma. Di cosa parliamo? Parliamo di Formula 1. Lei ha mai seguito la Formula 1? Allora, io mi ricordo, cioè da quando corro io, comunque la Formula 1 clandestina, non quella normale, quella clandestina, insomma. Ecco, mi sta ritornando l'imbammino. Grazie. Allora, nella mia corsa clandestina io di solito sono guido forte e sono sempre il primo. E c'è anche guido piano. Perché io guido guidando forte, giustamente arrivo primo. Guido piano è l'ultimo. Purtroppo. L'ultimo. Poi c'è. In mezzo chi c'è? In mezzo? In mezzo c'è la riga. Guido medio. Ah, c'è anche guido medio. Certo. Poi vabbè, c'è, mi sono rotto l'osso del collo che arriva sempre terzo o quarto, dipende. Poi c'è arrivo tardi che. Perché ride? Se si chiamano così non è colpa mia. Arrivo tardi che arrivo a terzo, quarto, dipende sempre. Poi c'è, mi sono sfracellato il cervello che è quello invece sempre penultimo. Gli danno sempre la possibilità di rifarsi, però purtroppo. Ma lei quante cose si è rotto? Io? Mai nulla. Sono rotto solo i coglioni. Perché mi becca sempre la pulla prima di arrivare primo. Sono primo, ma mi beccano sempre. Sa, corse clandestine, allora. Non vanno fatte queste corse, insomma. Sta venendo la svirgolina, signor. Grazie. È così, insomma, poi comunque ci sono anche altri che sono. Il premio, che cosa si vince come premio? Volevo salutare il mio caro pilota, ex amico, che si chiama Castro Caro, che purtroppo quello ha perso. Ha capito, no? Castro Caro ha perso quello di cui era più caro, ecco. Premi? Scusi, ma ho un attacco di sbadiglio. Ok. I premi variano. A volte ti danno una protesi per la gamba, dipende, no? Quando arrivi primo magari hai bisogno di curartelo, ti danno una protesi per la gamba. A un altro l'anno scorso gli hanno regalato un paio di mani nuove. Però erano di legno, gliele hanno avvitate e ha detto contentati, anche se va in giro così, sembra che voglia andare a prendere ogni volta qualcosa, sta sempre così con le mani. Premi consistenti. Consistenti ci sono, uno gli ha regalato un paio, ha vinto un paio di coglioni. Erano di legno, però almeno adesso c'ha le palle. Io non ce l'ho mai con quelle. Più consistente di questo, mi scusi. Quando sono corse clandestine scommettono soldi, ma. Faccia che sono talmente scioccata e questo è guido forte. Io lascio la svirgolina. Grazie. Ma signora. Se non si preoccupi, sono in tanti nelle mie condizioni, ma io però sto bene. In tutto questo alla fine trovo sempre un po' tempo per stare con la mia Maria. Perché comunque la mia Maria. L'altra Maria. Sì, l'altra Maria, l'altra, non quella. Maria. Non la Madonna Maria, moglie di. No, sì. Io ho tra l'altro con la Maria trovo sempre comunque tempo per. Capisce, no? Vabbè che è stata messa incinta per l'opera dello Spirito Santo, anche la mia, no? Ma lo Spirito Santo me frega. Sì, perché lei. Io ce l'ho. Correndo tra una. Lasci stare che lo Spirito Santo non l'ha messa incinta, ce l'ho stato io! E poi lo Spirito Santo, tra l'altro, non è quello originale, È quell'altro, anche quello, quell'altro, chiaro, sì. Non ha lo svirgolino. Grazie. E oltretutto, cioè, la Maria, io trovo sempre tempo anche per fare con lei, no? Con tante cose, no? Ma lei non crede nella Formula 1, ma io sono talmente rapido che anche lì arrivo primo. Faccio manco in tempo a cominciare che già ho finito. E niente, questo è per quanto riguarda l'inizio della mia storia, che anche io vengo da molto molto lontano, da una galassia molto. Ma non quella galassia di guerre stellari, quell'altra che.